Buonasera ragazzi, benvenuti su un nuovo video, c'è Yay, anche perché oggi gioca lui finalmente, perché abbiamo deciso che non è possibile fare un video RNG con un PG RNG se gioco io. Adesso vediamo se basta la mia presenza a maledire il tutto o no. Allora, voi avete visto due partite, la prima e l'ultima. Il video che ho editato durava un'ora e qualcosa, è ridotto di mezz'ora, quindi mezz'ora di partite, dove ce n'erano, sì, forse 5 davvero, sono saltate. Oggi cerchiamo di farla rivedere in un'altra salsa e in un'altra metodologia, mettiamola così, perché quello che si è vinto dallo scorso match, come se avete visto il video fino alla fine, è che a livello di buff, debuff, soprattutto di livello di speed, che buffa speed, debuffa speed, è molto forte. Problema per me è che la meccanica principale del PG non funziona. Ora, vediamo se è un problema mio. O è un problema un po' più comune, tra virgolette. Funziona bene dovunque, è un po' un prezzemolino, cioè, questa è una cosa molto positiva. Dove funziona meglio per me però è nella tank, dove mi è piaciuto di più che la sta adesso riproponendo Ierino. E però mi ha detto il stesso Ie che funziona con Shaka di C, ma questo ve l'avevamo già detto, si sapeva, e pare funzionare bene anche nelle bomb, ma per il motivo di debuff buff, non per altro, che ci può stare perché alla fine è come avere Aios fondamentalmente, a parte il doppio turno. Vediamo cosa accade. Eccala, vabbè, dai, è palese che ce l'ha con me e basta. No, infatti, non porterò più video di showcase di PG che hanno anche solamente un status hit nella skip, lo dico da adesso. No, lo so che è la triste realtà, non è che... Non dico niente. La sua immunità non preclude l'aumento di costo, vero? Aumento di costo a prescindere. Eh sì, infatti. Questo paradossalmente è un quasi autocounter di Atex così facendo. Scusate le bande nere laterali, ma è Discord, se lo streccio di più vi sminchia la visuale. È entrato su Shun quello passivo. Il debuff. Apri un attimo l'Atex tuo. Volevo dire quanto aveva detto. Sì, è vestito full hit lui. Io userei con un aereo. La speed percentuale è tanto, eh. Essendo percentuale quello che lei toglie, si è messo sui P. È entrato il. Vabbè, un buff. No, io non gioco più. Ma se va avanti così, tra un po' arriva anche ad Oneiros, perché tanto deve fare il buff.
visto quello che ti sta entrando Thanatos, siete abbastanza pari. No, a livello di tank è sicuramente, è forse l'aspetto più grosso del PvP. Non si può giocare. Un Aeros ha il doppio costo aumentato il suo, quindi non skillerà mai più nella vita. Hanno tutti quasi due, tranne Yoma, hanno tutti il doppio. Nessuno. Sì, una figura di costa 5, non skilleranno mai più. Ma credo perché abbiano l'immunità, quindi comunque posteri non gli possono entrare. Perché comunque quello prima fa un effetto di controllo. Non puoi giocare l'oppo, cioè, porca puttana. Vabbè, però ci sta. Cioè, nel senso, dovete capire, ragazzi, non è che ha quittato perché è stronzo, Victory, eh. È costretto perché comunque se un PG ti costa tutte le energy che hai e hai una comp che deve usare energy, non è che hai scelta. Cioè, detto proprio sinceramente, che cazzo poteva fare, poverino? Anche perché appunto lei non è meglio, ne sono entrati 3, quindi aveva per 3 sulle skill, o più che costava 5, falciare con Persephone costava 5, skillare con Eros costava 6. Cioè, non è che proprio sia una cosa fattibile. Anche Yoma banalmente comunque costava di più. È vero che con lui se le poteva riprendere l'energy, ma dovete pensare che ogni azione che fa ha un costo aumentato, quindi non poteva riprendersi l'energy perché la consumava con la skill che dovrebbe riprenderla, che non costava uno. È difficile giocare in questi casi, ovviamente deve sempre entrarvi, è quello il discorso. Per l'amor di Dio. Il personaggio, mettiamola così, ha più valenza di quella che pensavo per gli account anche più piccoli, a parte il fatto di essere un'Atena immortale, perché comunque la sua cariatide mi ha convinto. E che tanca comunque. E quella di ieri l'avete vista, è vestita di stracci e buone speranze, cioè non è vestita da reggere. E questo è molto importante, molto buono anche. E vai. Ecco, dall'altra parte si prevede di meglio. Vado. Ma un altro Iris, volete metterlo tutti e due? Ehi, tu hai solo tre Iris, dove sono gli altri tre? Come l'oppo? Ma aspetta, hai Iris pure su Shura o era quello di Aiolos che... Ok, era Aiolos che gli ha brillato in testa. È probabile. E comunque Thanatos aveva retto la prima sfuriata di Shura, cioè meglio degli altri. Questa cosa non la capisco, non ha veramente nessun valore per cui possa accadere sta roba. Non so perché regge così. Per quello dico, dai, è vestita di buone speranze. No, per com'è il meta, meglio New Moon, perché comunque fa... Vabbè, dai, è lo stesso che ho tagliato del video di ieri. È lo stesso.
No, qui tagliala subito perché abbiamo visto che sennò questo poverino si fa i cosi e non possiamo assolutamente permettere. Non voglio tagliare un'altra partita. Ecco. Mi sa che ha lanciato il telefono. Ah no, avrebbe ragione a farlo. Guarda, che cazzo. Ma due volte. Vabbè. No, aspetta. No, no, vabbè, aspetta. Allora, io non la tolgo sta partita. Se qualcuno lo conosce, vi prego. È vero che tutti i leggendari sono stronzi, per amor di Dio. Tre cristiani sono rimasti umani in sto gioco. Non surrendate quando li trovate. Almeno quello. Anche. Ah, tutti gli altri fratelli perdere tempo, effettivamente. Aspettate che se vedete almeno fate i ban, vedete se vi surrendono, almeno quello. Non ha senso. Nemmeno io, ma allora, a volte inizia il cooldown da secco dopo che hai fatto il primo ban, però vedo che alcuni riescono a surrendare istanti. Ma mi sa che lui aveva spento il gioco direttamente quando ti ha trovato, per quello temo per il telefono. Parlando un attimo di Phantastos, i counter secondo te di sto PG esistono? Cioè c'è un PG che dici se ce l'ha l'oppo non puoi portarlo? Ok, d'accordo. Yeah, tu devi adesso dirmi una cosa però, importante. È surplice, dici? Però col costo aumentato lui di meno. E Ushun, secondo me, l'unico PG che se vedete, se non bannate o se siete sicuri che l'oppo ce l'ha, poi non è che non la potete portare e che la dovete sfruttare più lato buff debuff in un primo momento. Comunque, Iai, adesso avrai una domanda alla quale non avrai una spiegazione e devi rispondere sinceramente e subito. La velocità di Phantastos è casuale? No, 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 ma intendo il numero della speed. Sì. Ok. Ma se lo metti su Serafina? Qual è Apex Gold? Sì, me l'avevi già detto, me l'avevi già detto. Sto cercando di capire. Ah, ma perché hai due mana? Quindi vuoi aprire, devi aprire Shaka, giustamente. Infatti ve lo dico da adesso. RC di Phantastos, li alzano lo status hit e li scontrano lo skill a 1. Facile. Qui abbiamo un sigillatore di centrale insieme a un altro sigillatore di centrale. Che brutta animazione, gli occhi aperti, mamma mia. Sai come la puoi giocare ipoteticamente? Potresti addirittura avere l'idea malsana di speedarti Ushun, sparare col buff e tutto, e così puoi ricoprire Shaka se hai bisogno di un purifier che parta prima di Shaka dopo. È veramente combo sto PG. No, no, è veramente combo sto PG. È una figata in questo senso. Sì. Un po' di status hit.
Ah. Ma infatti sto cercando di capire, ma lo sono sognato o potevi fare il base? Domanda, ma l'immunità di Sasha non era meglio metterla su di Cishun? E tanto finché lui è vivo, Shaka non può morire. Vabbè, ma tanto adesso è una guerra di regolamento e basta. Cioè. Io continuo a non capire perché stai facendo un base con Pandora che non c'è. Ma che cazzo vuol dire? Ma cos'è sta roba? Ma che cazzo? Ma dov'è? Ma cosa? Ma cosa? Ma? Ragazzi, sì, certo, Latex fortissimo, non un PG che non è targettabile, non è in partita, però può essere. Ma che cosa sto vedendo? Apri un attimo sti data, scusa. Sì, le speed. Guarda che cazzo di buff di danno ti ha dato. E di status hit, 42 controlli contro 15, 42. Vabbè, sì, però. Comunque tanca, 414. 400. Che sono pure flat. No, vabbè, dai, il personaggio è ampiamente promosso. Mi deve piacere giocare, nel senso che appunto non è un PG di questi ultimi usciti, ultima partita, pure questo dura 2 anni, è brainless, cioè vi serve comunque sapere quello che fa e sapere come lo fa, sia per capire chi dovete buffare dei vostri, chi debuffare dei suoi e chi provare a mettere nel deep, perché ovviamente, come avete visto anche dallo scorso video, o meglio, non avete visto, ma sappiate che c'erano quelle partite. Sappiate che quello passivo è abbastanza relativo, cioè non dovete farci affidamento durante il game. Quindi, se vi piace giocare di strategia, pensare le vostre mosse con cognizione di causa, questo PG è valido, è tanto valido. Ha il difetto di essere un po' costoso. Però continuo a ripetere che 1-5-1-5, dopo che ho visto la passiva come entra, è solo per quello che ve lo fanno vedere così e ci può stare, perché tanto non entra. Per il resto, Fantastos, nulla da dire, perché comunque è stabile, è un PG stabile. La cura potevano farla meglio. Voi non l'avete vista effettivamente perché mi sa che quella parte è stata tagliata dall'altro video. Praticamente abbiamo provato a usarla come healing e non lo fate mai nella vita. È vero che Yennefer le ha dato stats, però non lo fa. Sì, per quello dico, non le ha dato stats. Non. No, ma poi la tua ha 19.000, non è che ne ha poco. Quello è il senso, non. Fucsia. Eh no, perché parti ora. Lo vedi, è un moltiplicatore quello. Fucsia. È crashato per quanto l'hanno fatto. Scusa, apri da.
Ha fatto 1 milione, mi sa. Sì, ha fatto 1 milione e qua. Ha fatto 1 milione e due. Ha fatto 1 milione e 2, Cardia, ragazzi. Allora, il buff di Doko, vi ricordo che da 20 fa arrivare Cardia a 500, se va bene. 600, dai. Ha fatto 1 milione e 2. Va bene. E in più, ovviamente, si è speedato, eh. Cioè, ovviamente, è partito istantaneo. Attenzione. Esatto. È molto simpatica. Sì, no, promosso sicuramente. È molto simpatica ed è molto piacevole da giocare. Quello sicuramente. E in più fa parecchio innervosire l'oppo, ve lo dico da adesso. Comunque è 1-5-1-5, ragazzi. Non fatela la terza. Sì, aspetta, poi vai sotto. Facciamo vedere la differenza di quando gioca lui e quando gioco io, pure a livello di nomi che si incontrano. Sì, ma guardate che ho beccato, è caputo. Boh. Comunque, vabbè, ma è Almez, lo insulti ogni giorno della tua vita, povero Almez. Anch'io. Allora, comunque, ragazzi, il personaggio per concludere potete buildarlo pure come vi pare. Eh? L'unica cosa è che buildato come ce l'hai Speed vi può essere utile per il gioco di Speed. È vero che potete farlo per il secondo round, per averla non vuol dire questo che lo dovete portare come lui a 1000, attenzione. Vi basta pure mettere tutti i cosmi Speed e optare per un centrale diverso rispetto al Mashferi, per esempio un Mandala vi dà altre Speed, vi dà la Damage Reduction, va bene uguale. Però il Mashferi è molto comodo perché comunque c'avete uno che la ce l'ha sempre. Questo è il buildaggio tank e è così. Eh sì, perché. E per quello dico, se voi mettete già solo. No, perché se voi già mettete New Moon, appunto, se voi mettete già solo New Moon, già siete a 750 mettendo qualcosa, qualche singola qua e là. Cioè non avete grossi problemi di speed su questo PG da buildare, quello è il senso. Sì, se non mettete White Mystica, Alice, Flower, in qualsiasi cosa avete, a quel punto va bene perché tanto le mele bastano e avanzano a farla campare, eh? Cioè non ha bisogno di altro. Il PG è estremamente promosso. Eh? Esatto, quindi come rossi potete andare veramente di quello che vi pare, io vi consiglio a quel punto i Flowering solo perché il meta è più fisico che cosmico, non per altro. Quindi siete tranquilli in questo modo. Vedete, pure singola speed, andate lisci, perché tanto poi c'è il bonus 7. È un buon PG ed è molto versatile ed utile. Quindi concordo con IE, promosso appieno. E il suo non era in fornace comunque, quindi tankava così out fornace. Ah, oggi l'hai messo. Ieri quando avete visto il primo video non c'era. Ho controllato. Oggi è in fornace. Eh sì, 1000, ieri avevo 800. Ecco, allora è anche quello, vedete? Vabbè, non lo insulto perché non lo posso insultare. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Ringrazio IE come al solito per la sua disponibilità e per tenere a vivo questo canale. E ancora, bye bye. Ciao, ragazzi.